Ehi! Ecco Eliana. Che spassa! Questo qui bisogna finire, devi fare la roba con i tigli su. No, via, no, via. Se gli altri va bene anche, uno di da fare, uno di da fare. Se tutto va in porto, se tutto va in porto. Cambia discorso perché dopo queste robe qua. Ma l'aimo poi camera e stanno. Però la volta della mia buco, mio bene. Se tutto va in porto. Fa freddo. Ripeti. La giovane e la vecchia. La vecchia, corrotta, anzi, corruttibile. Questa sì. La vecchia ha mezza bottiglietta. Mi buona fame. Di che di cosa? Che cosa? È tutto nel frighetto, signor Antonio. Domani sera non avrà luogo il premio letterario Fratello Mattioli perché domani sarà una brutta giornata, almeno le previsioni, siccome c'era da preparare per oltre 200 persone abbiamo preso questa decisione. Quindi il 25 ci sarà il premio letterario Fratello Mattioli, il 25 di luglio, quindi ci sarà la cena, i soliti giornalisti romani, la RAI e... Il premio europeo di teatro popolare, Il Giogo. Ventennale, patrocinio, Ministero della Pubblica Istruzione, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Monte San Savino, Agenzia per il Turismo di Arezzo, Associazione Nazionale Città del Vino.
terza serata in concorso, la compagnia Teatro Perico di Barbarano Vicentino presenta Vicini di casa, regia Flavio Mattiello, luci Pino, suoni Alvaro Nardi. Buona visione. Buongiorno signora, stiamo promuovendo un corso per computer. Guardi, questo proprio... Perché, scusi? Senta, io lo so usare il computer, lo uso tutti i giorni in ufficio. Ma signora... Solo che adesso sono a casa perché ho bisogno di riposarmi. Esaurimento da super lavoro, ha detto il medico. Ma è peggio che al lavoro, ero meno stressata quando andavo a lavorare. Ma... Senta, ne mai ne va. Un corso per computer è proprio l'ultima cosa di cui ho bisogno adesso. Maledetta! Maledetta! Quanto basta, e la colpa è anche di voi donne. Cosa vuoi dire con voi donne? Che non vi lasciate scappare nessuna occasione, che sia il lattaio, l'idraulico, un tecnico qualsiasi, e poi vi lamentate che nessuno vi vuole. Piuttosto di uno come te.
sarebbe a dire piuttosto di uno come te. Cosa credi? Che da un momento all'altro arrivi il principe azzurro e ti porti via nel suo castello fatato? Sì. Ma ti sei guardata bene? Te ne è andato, ma era più arrabbiato del solito. Temevo ti scoprisse. Si può sapere cosa hai combinato? Dimmelo immediatamente. Nulla, mi sono nascosta sotto il letto. Ti sei scolata tutta la bottiglia. Già, tu per farmi coraggio, sì. Dovresti provare anche sì, 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 sì. E poi dicono che la vita delle casalinghe sia monotona e riposante. Mi scusi. Sì, prego. Quella funziona benissimo. Ah, sì, allora. È nuova e ancora in garanzia. Va bene. Se e quando avrò intenzione di ripararla, tuo conto. Quale conto, scusi? Nessuno. Come? Quello degli idraulici. Non sono l'idraulico. Altrimenti non finisce più il suo lavoro. E tu? Sei ubriaca. Ma non lo mangio mica. Volevo solo sapere se anche lui ha delle qualità nascoste. Cosa? Perché io qualche giorno fa sì. Ho conosciuto un idraulico. Oh, mio Dio! Mio Dio, è svenuto! E pesa! Che scusa, cosa facciamo? Da quale tiro non sono abituato, Marisa? Mi aiuti a metterla sul divano, venga! Come mi aiuti? Scusi, la sto portando, io la sto portando! Cosa fa fare tutto a me? Eh sì, lei ma prende... Ma che uomo è lei? Prende la parte bassa e mi tiri su, scusi, eccolo, già. Sentami, eh sì, eccolo, così va bene! Sì, così va bene! Oh mio Dio, che senta, forse è il caso di farle bere del caffè, di solito al cinema funziona. È un brutto aspetto! Allora lei è un medico corrotto! Condotto se mai! No, quasi, Ferri, al giorno d'oggi sono tutti corrotti! Tutti chi, scusi? Tutti, senza nessuna eccezione! E ne approfittano e rubano! Sì! Rubano tutto, riciclano, cominciano con piccoli furti, sì. Le penne, i fogli per scrivere, poi passano a quelli più sostanziosi, le stampanti, le fotocopiatrici, i computer, no, i buoni scuole e la legge non li punisce mai. Poliziotti che vendono macchine rubate, attori che fanno i presidenti e presidenti che fanno i burattini. Per non parlare dei medici che fanno i buffoni o degli elettricisti. O degli idraulici. Chissà questo passo che andremo a finire. Non so. E che sarà mai tutto questo canca per una cosa che non si vede? Se non si vede, che male può fare, eh? Che male può fare un buco? E dipende dal buco. Signore, non siate volgari come tu. Ma quale volgare? Volgare. Senta, signora, come vedi? La situazione qui è tutta sotto controllo. Vedrà che adesso andrà. E la signora si sentirà subito sì, bene. Sì. Poi è salita fin qui a dirmi che ho il telefono occupato. Sì. Grazie. Ma poteva risparmiarsi la fatica. L'ho staccato io. L'ha staccato lei? Sì. Ha sentito? Lui sì. L'ha staccato. Sì, l'ho sentito. È una lunga storia. Adesso non ho tempo di stare qui a raccontarsela. C'entra. C'entra. Signore, scusatemi, io avrei da fare, ecco, sì. Come? Sì. E stia attento a non scottarsi e si porti la crema quando va al mare. Al mare? Al mare. Non ha detto al mare? Ma ho detto, scusatemi, ho da fare! Oh, ha sentito? Sì, sì, sì. Il tecnico ha da fare sì. E noi visti sì, sì, come sì, sì, sì. Fatemi spiegare. Ma oddio. Sto dicendo della macchia, è il gestore del motel. Benissimo, benissimo! Così se volevo vedere il film, lei mi ha rovinato il finale, va bene? Sì. Può guardarlo lo stesso. Sì. Io l'ho visto almeno 7 volte. Però della prima volta che l'ho visto, la doccia sì. Non l'ho più fatta. Si sente. Addirittura la doccia. Certamente. Le ho chiesto se era vecchia riferendomi alla lavatrice, quindi cosa? No, non era vecchia. No, senta, è solo scaduta la garanzia. Piano, quella con quelle tinte gialle talmente orribili che sono un vero pugno nell'occhio. E poi di recente ho visto che succedeva anche in una telenovela. Forse bisognerebbe mettergli qualcosa. Oh mio Dio! Forse bisognerebbe mettergli qualcosa tra... sotto le gambe. Le avete preso il polso? Mm.
supremo orgoglio vi voglio anche dire che faccio parte della compagnia teatrale, quindi sono qui in doppia veste, quindi vice sindaco e anche tecnico, audio, video, luci, tutto quello che c'è da fare. Fra poco verranno distribuiti, come tradizione ormai da anni, dei dolci tipici veneti, detti i zaletti, sarebbero i gialletti in italiano, è un tipico biscotto veneto, non è solo di Vicenza ma poi di tutta la regione Veneto. I zaletti sono dei piccoli biscotti di farina gialla, in genere di consistenza piuttosto dura, di antica origine, propri della gastronomia veneta. È noto che il mondo contadino non utilizzava delle ricette vere e proprie, ma si serviva di quello che aveva a disposizione. E pertanto ogni impasto di zaletti possedeva un tocco diverso. E così si aggiungevano di volta in volta uvetta, pinoli e via discorrendo. Di questo biscotto si dicono varie cose. I semagna appena cavai dal forno e non ha bisogno dei coloranti. I se chiama zaletti perché i zali come una balotta di uovo. Traduco perché magari per qualcuno può dire cosa. I semagna si mangiano appena tolti dal forno, non hanno bisogno di coloranti. Si chiamano gialletti, zaletti, perché sono gialli come la balla, la balotta, il cuore dell'uovo. Ci sarebbe altre cose da raccontare su questi dolci che vedo stanno per essere distribuiti fra i presenti. Un piccolo aneddoto. Signore mamme, trastullate i vostri bambini con questi gialletti. Ma avvertite di non assaggiarli, se non volete sentirli piangere per caso è molto probabile che a loro ne tocchi la minor parte, ossia magari ne trovavano pochi e poi piangevano. Così esordisce il grande Artusi nel presentare le due ricette di gialletti, presenti nel suo manuale, non nascondendo l'entusiasmo con cui i bambini accoglievano i rustici dolcetti, che devono il loro nome all'impiego di farina gialla. Presenti in tutta l'area veneta, cadevano preferenzialmente nel periodo di carnevale ed appartenevano sia alla cucina alta che a quella bassa. Nel frattempo vedo che qualcuno inizia a degustarli e poi magari sentiremo i pareri dalla viva voce delle persone, vedo che qualcuno già comincia a gradire. Signora Rosa, aiuto! Tecnico, dove siete? Oh mio Dio, un uomo alla finestra? Io qui non ci resto. Signora Rosa, io vado via. Io qui non ci resto. Oh, c'è qualcuno che può aiutarmi? C'è un giovanotto fa di Montagnano? Oh mio Dio, signora Rosa! Mi sembra di essere entrato in un manicomio! E lo dica allora! E lo dica!
basta. Ascolti, ascolti. Prima il telefono, sì, il telefono. Dring, dring, dring. Pronto? No, no, non compro nulla, grazie. Ma... e poi, poi, venga. Venga, venga, che le faccio vedere la briccocella. Sì, la briccocella, sì. Ma signora, la lavatrice. Sì, e lo dica allora, e lo dica allora. Poi, poi, dring, dring, dring. La porta, sì, sì, sì. Sì, sì, l'abbiamo chiamata. Senta, ma si può sapere lei chi è e che cosa è venuta a fare qui? Già, già. Senti, vediamo, sa che vestito così per me potrebbe essere... Cosa? Cosa? Cosa potrei essere? Avanti, avanti, lo dica, se potrei essere un bancario? Già detto, un rappresentante? Ecco, sì. Detto pure questo, un assicuratore? Ecco, anche arrivato tardi, un medico corrotto? Detto pure questo? Come vede, non le restano molte possibilità. Avanti, avanti, lo dica, sì. Non è tutto normale, signora. Sa che potrebbe essere un maniaco! Un maniaco? Un maniaco! Io, un maniaco! Come direte il suo vicino possessivo? Io gli farò causa a tutte e due, sì, causa anche a lei, sì, anche a lei, sì. Scusi, ha detto per caso pubblico ufficiale? Già. Senta, ma si può sapere che cosa è venuta a fare qui? Ci sarà sicuramente... Per compiere un pignoramento, io, sì. A causa del mancato pagamento di una fattura. Ha pagato? Oh mio Dio! E pensare che in ufficio mi avevo detto che era una cosa semplice, una pura formalità, due minuti e tutto era fatto. Già, eccomi qua. Ha detto un pignoramento. Già, un pignoramento, oh, sì, ecco. Tenga l'atto giudiziario, ecco. Legga se non mi crede. Forse era meglio il maniaco. Se mi dice dov'è la lavatrice, io toglierei. Da qui la parte. Ecco, sì. Guarda che lui non è un tecnico. E poi cos'è che dovrei aver fatto apposta? E chi è lui? È un ufficiale giudiziario. Allora vuoi rispondermi? Un ufficiale giudiziario, ecco perché va vestito in quel modo la mattina. Ecco. Penso di avere anch'io il diritto di ascoltare. Esatto. Sei stato così gentile con me, io non l'ho ancora ringraziato. Lo so. Ma mi farò perdonare. Lo è grande, se va bene. Sandra! La mano, scusi, la mano. Sandra! Venga, ci fa una bella dormita e forse domani chissà che ci mettiamo qualcosa.
sono. Senta, senta, non se ne parla proprio. Quando esco di qui non voglio più rimetterci in piedi. Ma... senta, dunque un corno, lasciatemi stare. Tenete giù quelle mani, lo faccio mettere tutto all'asta io. Beh, cioè quasi tutto, ecco. Senta, sono una persona seria, io non mi presto a questi giochetti, va bene? Per me. Ma non è proprio sicuro, nemmeno se fosse con tutte e due. Sandra, ancora? Cosa? È per una buona causa, volevo solo darti una mano, datti da fare anche tu. E beh, con tutte e due, beh, io non lo faccio neanche con una, con due, non ho neanche questo punto. Oh mio Dio, no, no, il mio capo ufficio mi uccide. No, no, lasciatemi stare, io devo subito trovare la ricevuta e andare di qui. Altre facce minacciosa, no, 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 no. Mi dia quella lì. Oh mio Dio, le tengo giù quelle mani, stai sentendo. Mi dia quella lì. No, assolutamente no, 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 la mia lista non glielo. Oh, la mia lista, mi dia subito, mi dia quella lì subito. Hai diritto di sapere cosa mi porterà via, oh no. Beh, sì, ma non è una lista lista, è una lista rella. E sì. La Beh, ma valgono poco, so. Sì. No, come, stia piano quei paroloni, sa, ecco, io sto facendo solo il mio lavoro. Pugnalando nelle spalle. No, 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 io non sto pugnando nessuno, sto facendo solo il mio lavoro, sì. Come i commercianti di chi? Con lui, con lui. Con lui. Vedi, e non tenta nemmeno di nascondersi. Che ci fa lui qui se non è venuto per te? L'ho chiamato io. Esatto. Facciamo i giochini a tre adesso. L'ho chiamato per la lavatrice. No, inventane un'altra, questa l'hai già usata qui per il tuo amico. L'ispettore diplomatico. Entrate qui a quest'ora, vestito così, che altro potrebbe essere? Ci siamo col mio vestito. Ti mostri qualcosa, magari un documento. Ah, sì, beh, ho qui giusto il mio tesserino. Ecco qua, tenga, dai un'occhiata. Ah, ma è vero allora. Però questo non giustifica la sua presenza! L'ha chiamato per la lavatrice! Ma la posta! Facci causa! A tutti faccio causa! Ai costruttori di piastrelle, sì! Anche all'impresa che ha costruito il palazzo! E anche a voi che mi avete fatto le scatole! Compresa la padrona di casa! Mi fai... Sì, voi... Ah, già,
senta, io volevo dirle per quello che è successo prima. Cioè, niente di personale, sa, senza rancore. Hai capito? Sì, sì, senza rancore. Ci mancherebbe. Oh mio Dio, ancora le sedicchie. La sposto. Sì, sì, la portiamo in spiaggia, poi. Ecco, io volevo dirle, io volevo salutarla. E arrivederci, sa. Sì, sì. Così. La bricconcella! Eccomi qua, eccomi qua. Senta, io volevo dirle... Speriamo di rivederci. Speriamo di sì. Beh, cioè, speriamo di no. Ah, beh, sì. Ti ha fatto prendere un colpo. Beh, sì, per la ricevuta speriamo proprio di... Oh mio Dio, è lui, me lo sento. Sono dei bambini che a nome dell'Associazione Culturale Il Gioco daranno, hanno già dato,
avete sempre fretta, dei mazzi alle signore e le medaglie per tutti, compresa la medaglia quella grande, a ricordo della serata. Grazie a tutti. E farei anche un altro applauso. E qui è a chi la devi dare. Il regista è lui, è qui. Ringraziamo, sì, appunto, anche i tecnici e tutto. Grazie.
tutto è stagnato a poco. Prendi le strisce. Definitely.